Questa mattina a Sandrigo, in provincia di Vicenza, in occasione della Settimana degli Alberi, si svolge la quinta edizione degli Stati Generali dei Boschi di Pianura. In concomitanza è prevista anche la premiazione dei vincitori del premio Jean Genot, l'uomo che impiantava gli alberi. Un'iniziativa molto interessante che premia chi si è impegnato a piantare alberi nella pianura, non solo veneta, ma di tutta Italia. Stati Generali è un'iniziativa nata per volontà di Veneto Agricoltura 5 anni fa, proprio qui a Sandrigo, quindi torniamo dopo 5 anni nel luogo dove tutto ha avuto origine, ed è il momento in cui in tutta la regione Veneto, per ora, poi vedremo, forse andremo anche fuori regione, tutti coloro che hanno voglia di boschi in pianura si ritrovano per fare dei ragionamenti insieme. La prima edizione, qui c'erano 350 persone da tutta la regione. Gli Stati Generali hanno l'obiettivo di portare entro il 2050 almeno l'1% della pianura veneta sotto gli antichi boschi di querce, sotto i boschi planiziali. Sembra niente, però ricordiamoci che questa è una delle aree d'Europa che è stata più deforestata per fare spazio a città, industrie e campagne, e riportare almeno una vestigia dei nostri antichi boschi è un grande obiettivo. Per mettere a dimora migliaia e migliaia di piantine serve anche avere chi le produce. Chi produce le piantine e quali sono, appunto, in particolare le più importanti per la nostra pianura Veneto o Padano-Veneta, le piantine più indicate? E questa è una bella domanda, perché fino a ieri la risposta poteva essere: ci pensa lo Stato, ci pensa la Regione, ci pensa Veneto Agricoltura con i suoi vivai forestali. Poi in realtà, se guardiamo nel mercato, operano anche imprese private, e la cosa molto importante è che grazie ad una certificazione, ad un marchio che proprio Veneto Agricoltura ha sviluppato, che permette di tracciare un seme dalla pianta che l'ha prodotto al cantiere in cui viene usata la pianta, noi oggi possiamo cooperare tra settore privato e settore pubblico. La parte pubblica fra quello che serve a monte, i popolamenti da seme, lo sviluppo delle giovani piantine in vivaio, e poi il privato invece svilupperà, senza perdere la tracciabilità, l'origine genetica, quelle piante fino alla pianta finale che serve per i vari cantieri. Le specie principali, un po' le ho dette prima, tante specie di querce, l'acero campestre, il carpino bianco, dei frassini e poi un ricchissimo corteggio di specie arbustive fino alle specie erbacee, perché ricordiamoci che un bosco non sono solo i suoi alberi, ma è tutta la vegetazione e gli animali che vi abitano, e alla fine noi che li frequentiamo. La Regione Veneto sta affidando proprio in questi giorni a Veneto Agricoltura l'incarico di attivare un osservatorio sui boschi e sul legno. All'interno di questo ci sarà proprio l'anno prossimo, nel 2023, un'azione specifica per andare a cartografare e a descrivere i boschi di pianura della Regione del Veneto. Grazie per questa giornata e anche per, appunto, i premi che stanno mettendo in evidenza chi si occupa di riforestazione, chi si occupa di alberi, chi si occupa di piante. Nel 2017, appunto, parte con la Carta di Sandrigo un grande sogno, un'iniziativa che era sicuramente ambiziosa. Sembra passato un secolo, c'è stata Vaia, c'è stato il Covid, c'è una guerra in corso, però c'è anche una COP26 che sia a Glasgow e la COP27 dell'Egitto in questi giorni, che però non ha trovato, secondo me, quell'obiettivo alto che si era posta all'inizio. C'è invece chi lavora, chi con atti concreti, con un lavoro quotidiano, invece guarda a ritrovare un equilibrio nel nostro territorio, nel nostro pianeta. E per me, permettetemi, con orgoglio, Veneto Agricoltura lo fa, penso, in maniera assolutamente ottima. Quarta edizione del premio Jean Genot, l'uomo che piantava gli alberi. In cosa consiste questa bella iniziativa? Sì, il premio Jean Genot nasce dalla Carta di Sandrigo, è un esito quasi naturale, e vuole premiare 4 personalità che nella propria vita professionale, ma anche personale, si sono distinte nell'esprimere questo desiderio di far tornare gli alberi.
Sono quattro categorie, quindi gli amministratori di bene pubblico, gli imprenditori, i tecnici agronomi forestali e i volontari. Persone che, ispirate dal personaggio del breve romanzo di Jean Genoux, l'uomo che piantava gli alberi, hanno appunto speso la propria vita per questo obiettivo. Le candidature sono moltissime. Moltissime, intendo numerose decine, si sta estendendo a livello nazionale, quindi abbiamo candidature che arrivano non solo dal Veneto ma da tutta Italia, e la selezione è sempre difficile perché soprattutto nel campo del volontariato le esperienze che si scoprono anche grazie al premio sono straordinarie, cioè è vero che esistono moltissime persone che come il protagonista del romanzo si spendono per questa attività, ma in realtà senza fare grande rumore, senza che molte persone le conoscano. Quali varietà, quali specie di piante si producono nei vivai di Veneto Agricoltura? Beh, tutte le piante, tutte le specie autoctone del Veneto, della pianura veneta e della montagna veneta. Abbiamo due vivai, uno a Montecchio Precalcino, qui vicino in pianura, e uno in montagna, a Pian dei Spini, in Cansiglio, in provincia di Belluno. In totale, tra alberi, arbusti e piante erbacee, coltiviamo circa 300 specie. In realtà gran parte delle specie sono erbacee, nel Veneto siamo quasi a 4.000 specie spontanee in questa regione. Come vengono recuperate le sementi utilizzate poi per dar vita a queste piantine? Beh, sono raccolte nei boschi esistenti, nei boschi di pianura, quindi quello che conta è avere delle riserve di seme, delle riserve genetiche. Di fatto la conservazione del patrimonio forestale esistente è il primo presupposto per poter utilizzare poi delle piante come questa che vediamo e poterle avere pure a disposizione dell'utenza. In occasione della quarta edizione del premio Jean Genoux sono stati anche consegnati gli alberi, 250 piante ai vincitori. Ora, i vincitori vengono consegnate delle querce perché di fatto sono gli alberi più evocativi, ad esempio la quercia Farnia, la quercia di pianura, è il simbolo dei boschi delle pianure europee perché è la pianta più rappresentativa, più grande. Qui in Veneto i progetti che ho portato avanti sono stati quelli in zona Vaia, quindi ci sarà un progetto adesso a Livinallongo, Col di Lana per esempio, dove rimettiamo alberi in zone devastate da Vaia. In pianura promuovere le piantagioni policicliche, quindi un tipo di arboricoltura sostenibile, aver piantato alberi derivanti da Hiroshima, quindi piante sopravvissute come testimoni di pace. Noi di Matera, della Basilicata e delle Puglie, abbiamo un progetto di recupero degli ecosistemi, quindi quello che facciamo è mettere a dimora piante, non solo alberi, ma tutte le successioni del bosco, e recuperare il suolo con la sua biodiversità e anche la gestione delle acque nei territori ormai aridificati e desertici dell'area del sud Italia, insomma. Questo è un po' il progetto e sono qui per questo. Sono stata premiata con questo premio a cui tengo moltissimo per l'attività di questi 5 anni del Comune di Padova sul verde. Siamo arrivati a piantare più di 20.000 alberi, una buona metà come boschi urbani, quindi boschi di pianure, primi 10 della città, e altri invece con alberi di maggiore dimensione, così portando il patrimonio verde del Comune di Padova da circa 43.000 alberi a 65.000. La Vecchia Fattoria, che è una fattoria didattica che si trova in provincia di Verona, in particolare a Bonavicina, e che già dal 1994 ha piantato circa 6 ettari di bosco e nel 2013 altri 7 ettari, quindi 13 ettari di un bellissimo bosco visitabile dalle famiglie e utilizzato come strumento terapeutico per persone in difficoltà e in particolare per i bambini che hanno qualche disagio.